maniera. Il bilancio che andiamo a chiudere questa sera, tanto sottolineato anche la dossier di Marezzi, è stato fatto bene, portato a termine in parecchie delle sue parti, e quindi il nostro voto non può essere in favore. Grazie. Prego, prego. Scusa se non sono stato chiaro. Allora, quando mi si dice che l'ANCI ha brontolato, mi viene a dire o non conta niente, oppure, cioè, io capisco i sindaci, perché già loro fanno bene a rispettare il patto di stabilità, perché sennò vanno incontro a dei momenti futuri disastrosi. Quindi non è che gli tocca fare, se sono sindaci che pensano al futuro, gli tocca fare, quindi non è questo. L'ANCI dovrebbe puntare i piedi, ci sono 8.000 rotti comuni in Italia, quindi ci sono 8.000 e qualcosa sindaci. Tutti, un giorno si va a Roma e si prendono a schiaffo simbolico quelli che bisognerebbe cominciare a farsi. Non ci va bene, poi arrivederci, grazie. Questo era il mio senso, non della stabilità, il patto di stabilità, sono io il primo a rispettarlo, perché se un sindaco pensa al futuro del suo comune non può dire io domani sforo il patto di stabilità, perché se la legge non cambia, mette in crisi negli anni a venire il suo comune. Grazie per la presentazione. Cioè, per la prima volta sono state prese le risorse proprie di avanzo, sono state messe.
mettere in piano che la manutenzione della velità ci sono 200.000 euro a rischio pronti per essere spesi. Cioè, domani arriva un governo che sblocca il patto in generale, non per determinate categorie, via dell'esistenza da finanziare. Cioè, non è che nel 2014 ci mettiamo a finanziare via dell'esistenza, via dell'esistenza si fa. Poi, sulla questione del patto di stabilità, io credo che siamo in un paese in cui ci dobbiamo prendere la responsabilità che abbiamo e seguire anche un tortacollo le normative che ci vengono imposte da Roma. Il problema principale è che il comportamento da Roma, purtroppo in tutti questi governi, fino a questo, adesso questo governo non è ancora intervenuto per quanto riguarda la fiscalità locale, mi auguro che lo faccia il più presto possibile per sistemare ancora le cose, perché qui stiamo ancora parlando di provvedimenti che intervengono, sono provvedimenti di governo Letta, sono andati nel senso di non premiare i virtuosi ma di tappare i buchi. Cioè, mi viene in mente quello che tira più forte la donna, questa è la situazione italiana, cioè chi vuole contestualizzare, sembra da ridere, ma chi tira più forte la donna a Roma ha più trasferimenti da Roma, questa è la situazione attuale, lo dimostra l'ultimo comportamento su quei 625 milioni. Due, l'ANCI è una situazione dove contano, il discorso che facevamo prima, è una situazione dove contano gli associati, ci sono gli associati più importanti, purtroppo ci sono gli associati meno importanti. Se comuni come Roma, dove abbiamo visto delle manovre che ci facevano dei tagli per il comune da 1,5 miliardi, 600 milioni da Roma in questi 5 anni, non so se vi ricordate, metà di tutta la manovra di comune. Roma, Milano, Bologna, dentro l'ANCI cominciano a dire guardate, non riusciamo a chiudere il bilancio, necessariamente le scelte che si fanno sono queste. Numero due, politicamente noi ci prendiamo la responsabilità per governare la salienza bolognese, quindi è vero, soprattutto siamo una lista civica, voglio sottolineare, poi chiaramente alcuni dei componenti di questa lista civica fanno parte di un partito politico che fa parte di un governo, che però non è mai stato da solo al governo da 2008 mi sembra, quindi cioè anche qui c'è una contrattazione politica a livello nazionale che dobbiamo fare. Se mi si chiede qui di dire c'è un meccanismo di trasferimento decisionale dalla base fino al governo di Roma, questo non succede. Io mi prendo responsabilità per le responsabilità per cui sono stato eletto, per cui sono stato eletto. È dura qui dire ah no, noi siamo presenti, perché prima di tutto è una lista civica. Come secondo, qual è l'incidenza che abbiamo noi nei meccanismi di trasmissione decisionale? Là, in un governo che non è neanche un governo dove c'è solo un partito, ma ci sono diversi partiti dove c'è una contrattazione, in un paese che ha una storia dove per tanti anni c'è una questione generazionale che si è creata ma che non viene fuori, che scompa sotto la cenere, dove negli anni 70, anni 80 crescevamo a debito, che adesso dobbiamo pagare, ed erano d'accordo tutti, erano d'accordo politici, erano d'accordo industriali, erano d'accordo sindacati. La situazione è una situazione interessante della nazionale, la vediamo com'è. Se fossimo in un paese diverso con determinate condizioni, forse i richiami all'ordine che sono stati fatti a questo consiglio per dire dobbiamo incidere di più a livello nazionale, magari, cioè se fosse una trasmissione lineare sarebbero più comprensibili, ma accollare ai componenti di questa amministrazione, di questa lista civica o di questa maggioranza delle decisioni che vengono prese a livelli molto più alti la vedo un po' dura. Poi posso essere d'accordo che è necessaria un'ulteriore riforma del titolo quinto della Costituzione, perché probabilmente non sono ricondotte le responsabilità ai livelli di governo appropriati, nel senso una cosa viene decisa dall'alto, a noi ci piove e non decidiamo noi, non abbiamo autonomia per quanto riguarda i trasferimenti, ogni anno viene cambiata la normativa, non siamo stabili. Allora, se vogliamo dire che eliminiamo la normativa concorrente, determinate normative le lasciamo allo Stato, determinate le lasciamo alle regioni, determinate le lasciamo ai comuni, va bene, questo ci sta. Però in un quadro complesso come quello che è attribuire le responsabilità,
mi sembra molto difficile. Sul rispetto del patto, ogni tanto ci si pensa anche a dire, a valutare lo sforamento, però non credo che, cioè, tornando al discorso che facevo prima, non credo che sia serio valutare una questione di questo tipo quando fatto deve essere fatto nel rispetto istituzionale delle funzioni, nella diversa realtà per diversi livelli di governo che ci deve essere. Poi siamo tutti d'accordo, ce lo diciamo dall'inizio dell'amministrazione, che il patto di stabilità l'ha rivisto, facciamo il possibile per impegnarsi in tutte le sedi. Io non sento mai un sindaco che non parla mai del patto di stabilità, io li sento tutti parlare del patto, anzi ultimamente mi fa piacere sentire anche qualche imprenditore in televisione che maledisce il patto di stabilità. Significa che il messaggio dopo anni è riuscito a passare, nel senso che non passa direttamente dai sindaci, ma adesso abbiamo un governo che per determinate categorie ha detto probabilmente ci sarà un allentamento del patto per interventi che riguardano l'edilizia scolastica. Il sindaco ha subito risposto: se domani succede siamo pronti, cioè c'è l'avanzo che aspetta un intervento da 100.000 euro per intervenire sulle scuole di base. Quindi noi in tutte le sedi, guardate, su questo non c'è dubbio, ci impuntiamo, ci facciamo sentire per denunciare la cosa. Poi ci sono dei problemi a livello di associazioni, ci sono dei problemi, cioè mi piacerebbe sempre contestualizzare il mondo alle situazioni italiane, con tutte le problematiche e le prerogative che ci sono a partire dal governo, che non è un governo di partito, ma è un governo con una coalizione, per arrivare dalle problematiche varie che sono tra città grandi che hanno diversi spazi di intervento rispetto a città piccole o comuni piccoli che hanno sempre meno spazi di intervento perché hanno necessariamente una rigidità della spesa che devono rispettare. Altri? Noi ci siamo insediati nel giugno 2009 e la situazione del bilancio di questi bagliesi è stata molto positiva, oggettivamente, confrontandolo soprattutto poi alla situazione attorno a noi. Mi ricordo che l'entità del debito che avevamo allora era assolutamente sostenibile, con una cifra molto, molto contenuta, 1,5 milioni per circa 10.000 abitanti, quindi era una, diciamo, grosso modo 150 euro abitante. E avevamo a disposizione un avanzo di 300.000 euro, visto il fatto che noi dovevamo appunto rispettare il patto di stabilità, perché penso che chi ha l'onore, no, di amministrare una comunità o si prende un impegno di certo tipo deve essere il primo che deve rispettare le regole e dare il buon esempio, penso. Per cui noi in questi anni abbiamo sempre fatto questo sforzo, che però è stato uno sforzo importante, perché pensare di mettere a bilancio cifre importanti per cui non spendere il 10%, vuol dire, ripeto, in 2 e 5 anni la risparmio.